Quindi le sedi dei partiti che sono negli immobili di Roma Capitale magari potrebbero avere un'altra destinazione, un'altra finalità collettiva. Grazie. E da un anno e mezzo ci stiamo battendo in questa direzione. Prima di tutto, invece di dire che stimiamo, come facciamo nella delibera, questi immobili sulla base dei dati dell'Agenzia del Territorio, andiamo a rispondere all'Agenzia del Territorio quando ormai 7 anni fa ci aveva fornito un elenco di oltre 300 immobili che il Comune ignorava. Ebbene, da allora a oggi ancora non sono stati accatastati, non fanno parte del nostro patrimonio. Noi prima ancora di andare a vendere dovremo prima di tutto chiarirci le idee, cosa che non facciamo. Ecco perché ora c'è un'accelerazione per questa delibera e ricordo anche che maniera scomposta c'è stata un'accelerazione con le ultime sedute del patrimonio, della Commissione Patrimonio, laddove sono spuntati nelle ore precedenti, nonostante sia una delibera del 2013, nuovi immobili per i quali occorre necessariamente un approfondimento. Poi uno spunto che abbiamo già sollevato nel 2013, quindi lo abbiamo fatto anche nel 2014 e lo facciamo oggi, ma perché vendere? Perché alienare? Laddove potremmo parlare di cessione in diritto superficiario. Cessione in diritto superficiario. Vale a dire, noi non vendiamo le mura del comune, ma le diamo in cessione per tot anni. 10, 20, 50, 60. In altri comuni si fa così. Anche in altri paesi si fa così. In questo caso non è il conte rovina che si vende, ma se ha delle esigenze particolari può fare un minimo di cassa, ma mantenendo comunque la proprietà. Poi in un momento diverso della storia del comune comunque potrà disporre delle mura. Ecco, già un'operazione del genere in cui non perdiamo i pezzi, non ci perdiamo pezzi di pregio, potremmo certamente ragionare, quindi un'operazione sicuramente più lungimirante, per poi riconsegnare alle future generazioni non una perdita del patrimonio, ma ugualmente lo stesso patrimonio. Precisare, visto che si parla di precisare, a parte io durante l'amministrazione Rutelli facevo l'elementare, o forse anche la scuola materna, per dire poi i danni di queste amministrazioni, quanto si protraggono negli anni 40, se non fino al 2042, dell'ordine dei 200-300 milioni di euro l'anno, quindi chiaramente abbiamo delle uscite per coprire questi debiti fatti in precedenza. E poi mi vorrei soffermare sull'aspetto che sottolineava prima, magari andare alle cause e capire perché il Comune di Roma ha questi 300 milioni di euro in meno di mancate entrate, siccome non è il bilancio che è stato votato la notte tra il 31 luglio e il 1 agosto dello scorso anno, abbiamo più volte sottolineato, e poi non lo facevamo solamente noi, ma riportavamo appunto i rilievi dell'OREF qui in aula, quando i bilanci anche di questo comune magari vengono costruiti con delle entrate un po', diciamo così, eccessive, con delle stime un po' allegre, pensiamo alle entrate derivanti dalle sanzioni amministrative per violazione al codice della strada, e allora è chiaro che se i bilanci si costruiscono in questo modo, con delle entrate più o meno fittizie, non è che poi ogni anno per ripianare queste entrate più o meno fittizie possiamo venderci qualche casa a destra e a manca. Grazie. Spuntati nelle ultime ore, evidentemente non c'è una quadra su questi immobili, non si sa per quale motivo sono stati inseriti. Allora vengono spacchettati in diversi lotti, ma che gioco è? Cioè, noi possiamo anche votarli divisi, ma quali sono le regole? Il criterio qual è per la suddivisione di questi 5? Tanto più che abbiamo appreso stasera dal consigliere De Luca che questa è una delibera contro i poteri forti, quando la situazione attuale, ecco la 88, va a tutelare tantissimi soggetti deboli. Leggiamone qualcuno: comunità ebraica, vicariato, allora, sedi dei partiti politici e probabilmente anche politici stessi, come ho avuto modo bene, di dire. Bene, collega Frongia.
sulle commissioni permanenti. Mi spiace interrompere la seduta così importante con questa comunicazione, tuttavia approfitto del fatto che lei era la precedente presidente della commissione scuola per dire sì, guardi, mi stanno arrivando di gruppo dove è stato stabilito super... grazie possiamo guardi, andare avanti possiamo minuto. Andare avanti grazie guardi, presidente, chi è che vuole intervenire per ci avete detto che questo patrimonio va venduto, non ci sono alternative. Qual è l'alternativa? Ne abbiamo parlato anche con l'assessore e con gli uffici qualche giorno fa, ci hanno detto ma a Roma non si può buttare via fuori nessuno da casa, non si fanno gli sgombri, non si fanno gli sfratti, è tutto molto complesso. Anche nei casi, aggiungiamo, in cui ci sono persone che sono morose per 251.000 euro, vale a dire non pagano da 30 anni. Però mentre l'assessore e gli uffici ci dicevano che a Roma non si butta fuori nessuno, proprio in quei minuti, a via di Tormarancia, quindi 5-6 minuti da qui, viene fatto uno sgombero. Non solo, sempre nella stessa area, in quel giorno e in queste settimane, sono stati fatti tantissimi sfratti. Cioè vale a dire a Roma, ed è interessante un testo pubblicato 2 giorni fa, si chiama Gli sfrattati di un ufficiale giudiziario. In questi giorni, in queste settimane, sono continui sia gli sgomberi che vengono fatti, sia gli sfratti. Cioè la povera gente riusciamo a mandarla via, questo è il messaggio che passa. Se però abbiamo una situazione sporca come questa è, di persone senza titolo che sono dentro da decenni morose, allora in quel caso ci dite che non si può fare nulla. Ma qual è la logica di questo ragionamento? E concludo con un'osservazione ricavata da un parere legale che abbiamo fatto. La ricomprensione tra i conduttori, anche di coloro i quali hanno un contratto di locazione scaduto e non rinnovato, attenzione, senza identificarne le ragioni, costituisce di fatto una sostanziale sanatoria dell'abusivismo. Questo è. Cioè noi non andiamo a investigare sul perché quella persona abbiente con 80, 100, 120 mila euro di reddito all'anno sta lì e nemmeno paga. Non è questo l'obiettivo dell'88, anzi è sanare l'abusivismo.